Buongiorno e ben trovati a questa nuova puntata delle interviste di Le Fonti Legal, e parliamo oggi di un tema di grande attualità e soprattutto in divenire, che sta impegnando le imprese e non solo, e anche i professionisti che le assistono, ed è il tema della nuova privacy. Per fare un breve excursus temporale, ricordiamo che il 25 maggio scorso è entrato in vigore il cosiddetto GDPR, che è il nuovo regolamento europeo della privacy, che è stato però interamente recepito dall'Italia con il decreto legislativo numero 101, che invece è entrato in vigore il 19 settembre scorso. Il 19 settembre, che è anche la data a partire dalla quale le imprese e anche la pubblica amministrazione, i professionisti, devono allinearsi, diciamo, alle nuove regole europee. Ecco, e per fare un po' il punto della situazione e per vedere quali sono anche i dubbi e le criticità legate a questo allineamento alle nuove regole della privacy, abbiamo qua in studio l'avvocato Nadia Martini, che è associate partner dello studio Rodel & Partner ed è responsabile del Dipartimento di Data Protection. Buongiorno e bentrovata e benvenuta. Buongiorno, grazie mille. Grazie a lei di essere qui. E, appunto, come dicevamo, per le imprese il tempo è scaduto e le chiederei anzitutto qual è la sua percezione rispetto all'allineamento alle nuove regole, quali sono le principali problematiche. Ecco. Allora, diciamo che il tempo è scaduto già da un po', nel senso non è dal 19 di settembre ma è dal 25 di maggio che è entrato operativo questo regolamento, per cui la fonte primaria resta il regolamento, che è stato poi declinato, armonizzato a livello nazionale dal decreto 101, che ha introdotto delle modifiche al decreto 196, la vecchia norma, che resta in piedi in incrocio in armonizzazione al regolamento privacy. Quindi diciamo che le nostre realtà aziendali si sarebbero dovute allineare al regolamento già al 25 maggio. La verità è che chiaramente nessuno o quasi nessuno si è già completamente allineata, né delle grandi realtà che mi capita di assistere né delle piccole realtà, perché il cambiamento che il GDPR ti richiede non è come in passato un cambiamento di forma, cambi un contrattino, un'informativa, una nominetta, cambi un documento, ma è un cambiamento di pancia culturale. Quindi vi è un movimento culturale che ci porta a spostarci da una privacy molto di forma, che era in passato, avevo una checklist di cose da fare uguale per tutti, per me, Nadia Martini, per il panettiere all'angolo o per la NASA, le cose da fare erano uguali. Oggi andiamo con il regolamento a fare quello che è adeguato per la nostra realtà e a dover dimostrare che la mia soluzione sia effettivamente accountable, sia effettivamente adeguata. Quindi è un movimento culturale immenso, perché ci porta a fare dal fare tutto quello che gli altri facevano al fare quello che è il massimo adeguato per me in termini di protezione dei dati. Quindi ci vuole tempo. Quindi ogni cambiamento serve un allineamento, diciamo, ritagliato anche sulla singola realtà. Esattamente, serve una analisi di quello che faccio io, perché non è detto che magari io tratti i dati nello stesso settore, facciamo finta un settore industriale, un settore di marketing, magari il mio competitor fa lo stesso trattamento dei dati ma in una modalità differente, quindi non è detto che anche nello stesso settore le soluzioni siano uguali. Quindi quello che si è un po' visto nell'ultimo biennio, perché le prime realtà si sono mosse nel 2016, è stato un'analisi della propria situazione fatta con un assessment di vario livello, tecnico, organizzativo, eccetera, che ha portato quindi a farsi una fotografia, a capire quali fossero gli occhi rossi o i punticini da correggere e ad avviare le azioni di rimedio, la fase di remediation la chiama regolamento. A questo punto direi che le più avanti sono le realtà che adesso hanno completato la loro fotografia, la loro fase di rimedio e stanno cadendo in implementazione, nella fase di implementation. Lì tendenzialmente si trovano le più evolute, magari hanno nominato un DPO, che è una figura prevista dal regolamento, magari stanno facendo implementare le procedure aziendali, completando le formazioni. Quindi, essendo un cambio epocale, ha bisogno di tempo.
Ecco, secondo lei di quanto tempo, cioè se possiamo ipotizzare, non so, quando la maggior parte delle realtà saranno, diciamo, allineate? Secondo me, allora, le grandi realtà che si sono mosse largo circa dalla fine del 2015 al 2018 potrebbero chiudere nel 2019. Realisticamente un'implementazione, perché non è soltanto organizzativa l'implementazione, quindi cambio il modello organizzativo, cambio le policy, i processi aziendali, le nomine, ma è una implementazione anche tecnica. Magari devo cambiare dei sistemi, devo introdurre delle logiche di cancellazione e minimizzazione del dato, delle logiche di privacy by design, quindi sono impatti importanti a livello di sviluppo. Ci vogliono fondi, ci vuole tempo e soprattutto devo incidere magari su tanti sistemi e non lo posso fare a livello business su tutti i sistemi contemporanei. Quindi realisticamente sul 2019 potremo vedere un completamento sulle grandi realtà o fine 2018. Le medio piccole, a mio avviso, si sono mosse un po' tardino, quelle che si sono mosse, per cui direi realisticamente dal 2017 inizio 2018, per cui chiuderanno su un 2019 forse inoltrato. Le medio piccole hanno minori complessità, quindi dovrebbero non impiegare tantissimo. La verità è che dovranno poi mantenere questa macchina, perché la rivoluzione del regolamento consiste non nel fare delle cose che io faccio una volta, one shot, e me le dimentico, ma andarle poi a mantenere, ad aggiornare. Il regolamento è diventato, la privacy è diventata un processo, fondamentalmente, non più un progetto che completo e poi lo lascio lì a marcire come fu in passato e non venne neanche valorizzato ai fini aziendali. E nell'implementazione di questo processo qual è il ruolo, diciamo, dell'avvocato e dello studio legale in generale? Perché poi parliamo di anche realtà di magari di un certo tipo che hanno anche un dipartimento di affari legali interno e che magari con cui magari vi interfacciate, poi non so anche il livello di preparazione ad affrontare questo tipo di cambiamento, quale sia? Certo, allora diciamo che questa è una bellissima domanda, perché le stesse aziende sono state piuttosto impreparate a questo cambio culturale, perché forse non hanno capito che sarebbe stata non la solita noia, ma un'opportunità. Il cambio, diciamo, di cultura in genere si porta dietro dei vantaggi di business, come sta avvenendo qua. Noi come struttura legale siamo un team di 7-8 persone, piuttosto nutrito, abbiamo sia una struttura legale sia una struttura tecnica nella nostra pancia, quindi uniamo competenze cross, legale, IT e cyber. Questo perché il nostro interlocutore può essere legale, IT e cyber. Quindi ci capita sia di interfacciarci col mondo legale, non è frequente in realtà, soprattutto col mondo compliance, se devo scegliere un mondo, dipende poi dal settore, quindi magari il mondo bancario o farmaceutico ha più la figura della compliance, il mondo magari marketing ha più la figura del business con cui ti interfacci, se no è la figura IT, quindi questi sono gli ambienti. Poi dipende di che cosa vieni incaricato. Tendenzialmente, se segui un progetto global, segui sia l'attività di allenamento organizzativo, che magari faccio io di prima persona con i giuristi del mio team, sia l'attività tecnica, per cui vai a vedere i sistemi, le cifrature, le criptazioni, le misure tecniche che vengono adottate. Questo lo fa, diciamo, nel mio comparto un ingegnere. Altrove, diciamo, altri colleghi ho visto seguire prevalentemente la parte di assessment o di allineamento legale, lasciando a degli altri provider che si trovano adesso numerosi sul mercato la parte di assessment tecnico. Noi proviamo a unire un po' l'assistenza e la competenza, perché altrimenti non arrivi sul cliente in maniera efficiente. Certo. E ha nominato prima questa figura che, diciamo, che è centrale, direi, in questo nuovo processo, che è quella del Data Protection Officer. Se può descriverci i compiti e anche le modalità anche di nomina di questa figura, che poi si rivelerà fondamentale. Certo. Assolutamente, il DPO ormai è conosciuto così, no? Con questo acronimo un po' nostro amico, è una figura persona fisica o persona giuridica, adesso è stata, diciamo, sdoganata abbastanza dall'autorità, che può essere nominata sia in interno sia all'esterno dell'azienda, quindi potete aziende sia nominare la persona fisica interna, anche dipendente, piuttosto che un soggetto esterno. Deve avere dei requisiti di indipendenza e autonomia, assenza di conflitto di interessi, cosa che vuol dire che se nominate un interno deve avere un livello alto, chiaramente oltre probabilmente il livello dirigenziale, deve avere un budget, deve avere un'autonomia di spesa
e la mia speranza è che abbia anche un team, perché io mi trovo a fare il DPO per alcune realtà e noto quanto sia equiparato al martire il DPO se lavora da solo. La verità è che deve avere un team necessariamente di supporto, sia che sia interno, perché magari nella struttura aziendale, sia che sia esterno al supporto del DPO. Quindi questo team avrà internamente e esternamente le competenze legal, cyber, compliance, business, che possono essere acquistate di volta in volta per la risoluzione delle problematiche. Questo DPO come caratteristica deve essere un giurista, questo ce l'ha detto anche recentemente il TAR Friuli Venezia Giulia a settembre. Era chiaro a mio avviso che fosse così, nel senso che già l'autorità garante a marzo aveva detto che il DPO non ha bisogno di essere certificato o abilitato allo svolgimento di un'attività, perché come requisito doveva avere la competenza e la conoscenza della norma. Questo a mio avviso, e lo vedo proprio sulla mia pelle, non vuol dire che tu non debba anche conoscere dell'altro. Quindi devi essere un giurista e conoscere la normativa in ambito privacy sul tuo settore. Devi conoscere però anche il settore di riferimento, che è una cosa complessa quando operi chiaramente in una realtà. Dovresti anche avere delle conoscenze tecniche, delle conoscenze di rischio, delle conoscenze di impatto. Devi anche interagire con l'autorità garante, quindi sei un po' un avvocato, sei un po' un public relator, poi sei anche un IT e anche un cyber security. Ecco perché sarebbe meglio non essere un martire ed avere un team, diciamo, di supporto. Ecco, e qual è la sensibilità anche da parte delle realtà con cui si è interfacciata rispetto a questa figura? Nel senso, cioè, chiaramente c'è bisogno di un team, quindi c'è bisogno anche di un, diciamo, di un investimento e di una sensibilità particolare rispetto all'importanza di queste nuove norme. Allora, devo dire, io quello che sto vedendo è che le realtà, più che nominare internamente, forse perché è il primo anno diciamo di allineamento, forse perché vogliono vedere come si muove anche il mercato, stanno prediligendo una figura esterna. Ho anche interazione con chi ha nominato internamente comunque. Tendenzialmente nominano esternamente nominano la persona giuridica, per quanto ci riguarda nominano Rodel e quindi poi un referente, diciamo, aziendale, che nel caso specifico sono io. Nominano la persona e chiedono, se è esterna, anche la messa a disposizione di un team di riferimento. Non stanno ancora organizzando, salvo le grandi aziende, una struttura di riferimento, però lo capiscono. Devo dire che il concetto del DPO forse è il più compreso del GDPR a livello normativo, per cui l'azienda si fa la domanda sulla necessità della nomina del DPO, che per esempio si ha se fai profilazione, se fai telemedicina, videosorveglianza su larga scala o biometria o quant'altro. Certo, e serve anche un certo tipo di formazione, immagino, certo. Per il professionista. Sì, e più che altro serve per l'azienda che ti nomina, quindi la realtà aziendale dovrebbe scegliere non la persona che passa per la strada, ma documentare aver scelto una persona adeguata. Questo in un'ottica di accountability, anche di dimostrazione di aver scelto la persona giusta. Il TAR Friuli Venezia Giulia ha rilevato come il DPO nominato non fosse un giurista e non avesse le competenze necessarie e ha quindi annullato la nomina. In questo caso pubblica. Il riferimento, se ricordo bene, era una gara pubblica, no? Assolutamente. Giusto? Esatto, quindi una pubblica amministrazione. Improbabile che ciò avvenga chiaramente in un'azienda, perché dovrebbe esserci una risoluzione contrattuale, una contestazione privata, però nel mondo pubblico è più frequente, diciamo, che vi sia una situazione di questo tipo. Per cui il suggerimento è di prendere qualcuno che chiaramente abbia le competenze giuridiche, quindi partire da lì come riferimento. Non vuol dire che debba essere un avvocato, ma quantomeno che debba essere un giurista, che abbia le competenze di questo settore e metterli a supporto, o comunque permettergli di avere un supporto in termini cyber, in termini tecnici e business, a seconda del settore, diciamo, di riferimento. Io guarderei se ha dei master, se ha una storia anche di esperienza nella materia. Ci sono un po' di certificazioni adesso personali sul DPO che potrebbero essere valutate, non sono degli elementi obbligatori, però sono utili ai fini, secondo me, della scelta e dell'accountability stessa. Bene, io la ringrazio, avvocato, per essere stato con noi. Abbiamo visto, insomma, una situazione, diciamo, in chiaro scuro, nel senso che ha detto che le imprese, insomma, le realtà non sono ancora tutte adeguate, anzi le criticità sono ancora numerose,
però insomma emerge anche una certa sensibilità per riuscire a implementare queste nuove regole, ecco. E grazie per essere stata con noi e buon proseguimento sulle fonti TV. Grazie mille, grazie a voi.